Siamo con Raffaele Chiarelli, vicepresidente dell'Associazione Culturale Arca Promoter, in questo giorno che è il 21 dicembre, nell'ambientazione del mercatino di Martina Franca. Raffaele, quest'oggi siamo con te per parlare di quelli che saranno gli eventi in programma per il prossimo anno, ovvero per il 2015, un anno che si presenta veramente ricco di appuntamenti e dove sicuramente gli appuntamenti cardine, come ogni anno, sono rappresentati da la 14ª edizione di Antiquariato in Valle d'Itria e soprattutto dal triangolare della solidarietà, e ci dirà insomma quali sono le vostre idee, tu che sei la macchina, diciamo, organizzativa a livello di idee, ecco, la mente di questa associazione. Allora, anche quest'anno per il 2015 noi vogliamo riproporre i soliti appuntamenti del mercatino dell'antiquariato a Martina Franca la terza domenica di ogni mese, ma anche continuare con il Martinarte, il famosissimo, ormai diventato famosissimo, mercatino dell'artigianato. In effetti quest'anno, gennaio, saremo presenti il 5 e 6 in Villa Garibaldi e ricordo ogni ultima domenica di mese a Martina Franca. Come hai detto tu, i nostri due appuntamenti clou sono la fiera di agosto, perché ormai è diventata, ci conoscono a livello europeo, per quanto riguarda i nostri espositori che comunque vengono da tutta Italia e anche dall'estero, come abbiamo avuto quest'anno e l'anno scorso. Noi cercheremo di puntare, come dico tante volte, già penso di avere, abbiamo il massimo degli espositori. Poi il famoso triangolare della solidarietà, che quest'anno, come con la scelta dell'anno scorso, con le tue idee, magari con le idee di altri, anziché fare il triangolare, faremo un quadrangolare, un 3+1, c'è uno scontro diretto, perché ormai i voodoo sono diventati grandi, maturi pure loro, e allora bisogna cambiare un po' il sistema. E non ti nascondo che l'anno scorso è stato bellissimo, e un po' tutte le nostre iniziative, io mi auguro di continuarle. I nostri prossimi appuntamenti, quelli di quest'anno, 2015, sono Taranto il 4 e 5 e 6 a Martina in Villa Garibaldi con l'artigianato. E poi vi aspetto regolarmente ogni terza domenica, ogni ultima domenica a Martina. E anche ovviamente la prima domenica di ogni mese, che c'è sempre Taranto. Chiedo scusa, mi stai ricordando, la prima domenica oltre al 4 di ogni mese c'è anche Taranto. Poi sappiamo anche che il periodo estivo, nella fattispecie i mesi di luglio e di agosto, gli eventi che sono mensili subiscono delle piccole variazioni, magari si aggiunge Cisternino e non c'è più la data di Taranto. Sì, Taranto scompare nei mesi di luglio e di agosto, come la nostra consuetudine. Ultimamente è ricomparsa Cisternino, sicuramente noi daremo spazio a Cisternino perché sono molto ospitali, ma anche il comune di Locorotondo, il comune di Celi, i comuni a noi limitrofi che fanno parte comunque del settore della Valle d'Itria, cioè a noi interessano particolarmente. Pertanto salta Taranto, ma uno di questi comuni tra Cisternino, Locorotondo e Celi avranno il piacere di ospitarci, noi avremo il piacere di essere ospiti, come vogliamo dire, con la nostra manifestazione. Senza dimenticare quello che ci dicevi anche a telecamere spente, che è un altro comune molto ospitale, si è dimostrato negli ultimi anni anche Grottaglie, quindi siete aperti anche, diciamo, ad eventi e iniziative su quel comune. Allora, Grottaglie, come ti dicevo prima, è stato uno di quei comuni che ci ha sempre ospitati. In effetti, quando noi mancavamo da Taranto, il comune di Grottaglie ci ha sempre aperto le porte. Abbiamo organizzato dei bei mercatini, dei begli eventi, perché ci troviamo di fronte a veramente delle belle e brave persone. Insomma, quindi con questo contesto diventa ancora più facile organizzare eventi. Come dicevamo in apertura di intervista, e oggi la giornata del 21 di dicembre, mancano ancora 10 giorni, però è anche alla fine di questo anno, ma è anche vero che questa intervista andrà in onda il 1 di gennaio. Quindi insomma, quale occasione migliore per formulare a tutti coloro che sono adesso all'ascolto, in visione, i migliori auguri per un buon 2015, magari approfittando per essere qui presenti agli eventi dell'Arca Promoter. Sì, ecco, io ti ringrazio perché mi dai questa opportunità di fare un augurio non solo ai nostri espositori che ci vedranno sicuramente sui nostri siti e così via, ma anche a tutti quelli che ci ascoltano e sono visitatori delle nostre manifestazioni, quelli che ci fanno crescere alla fine. È vero che ci fa crescere l'espositore, però ci fa crescere molto il visitatore, perché queste nostre manifestazioni, essendo molto gettonate, non fanno altro che il numero delle persone, degli espositori aumenta. Pertanto auguri, auguri, auguri di vero cuore. Ci auguriamo che comunque sia un qualcosa in più rispetto agli ultimi 3 anni, questo 2015. Va bene, ringraziamo Raffaele Chiarelli e naturalmente a tutto lo staff dell'Arca Promoter un augurio di buon 2015.